dedicata all'arte questa sera. Il professor D'Avelio ci condurrà attraverso le grandi innovazioni e provocazioni nelle diverse espressioni artistiche dei secoli dell'arte. Professore, quando il quadro comincia ad essere, diventa l'oggetto principale nel panorama artistico, il più prodotto, il più richiesto, il più collezionato, e perché? Beh, la cosa, la storia è abbastanza bizzarra, perché non è che i quadri esistano da sempre. Da sempre esistono delle cose che sono quadrate, su questo non c'è dubbio, oltre alle idee. Ci sono tantissimi inserimenti quadrati di decori nelle ville di Pompei, a Oplone, dei quadretti in giro. C'era una grande tradizione di quadri nella Grecia antica, a tal punto che alcuni comuni, questo lo racconta Plinio il Vecchio, si indebitavano incredibilmente per comprare quadri. Cioè, vuol dire che già allora costavano delle cifre folli, e lo facevano affidandolo a quelli che erano allora gli artisti più noti, Zeus, Apelle, questi erano i Picasso dell'epoca. Però poi questa abitudine del quadro quadrato scompare e nascono delle culture completamente diverse, perché in fondo l'Europa del Medioevo si suddivide in ambiti molto differenziati. Tutti quelli, gli esseri del nord, che comprendono anche i piemontesi in un qualche modo, hanno una cultura che è legata al fatto che si muovono costantemente. I signori dei castelli, i duchi francesi, si spostano da un castello all'altro, e il quadro in fondo per loro non è fondamentale, perché sono molto più importanti gli arazzi, per esempio, che loro usano, poi li usano anche per abbellire questi luoghi un po' di pietra dove vanno a stare da una volta all'altra, e si portano appresso sui loro carri gli arazzi, i mobili, anche gli oggetti, cioè un mondo viaggiante costante. È molto diverso il mondo viaggiante dal mondo stabile degli italiani, perché gli italiani sono degli stanziali e stanno nelle loro case, ma nelle loro case si decorano queste loro case, si decorano inizialmente poco. Poi, quando muta l'architettura, e l'architettura muta con la crisi e la ricostruzione dopo la grande peste, con la grande peste le città si svuotano, si cominciano a ricostruire però paesi nuovi appena la popolazione si rimette intorno a riprodursi, e nascono migliaia e migliaia di edifici che prima non c'erano, oppure molti edifici che prima c'erano. Qui basta che andate in giro anche nelle aree anche vostre, vedrete che spesso gli edifici medievali fino ad un certo livello sono costruiti in pietra, e da un certo livello in poi passano dalla pietra al mattone, e questo avviene quando dopo più o meno 1370-80 cresce di nuovo la popolazione e si ridecora, si ricostruisce, si riprende fiducia. Quelle pareti lì si imbiancano e si decorano da affresco. L'Italia non ha quadri, l'Italia è piena di affreschi, cioè ognuno ha la sua roba in casa. Il quadro nasce in un modo molto bizzarro, cioè nasce quando è nel mondo del nord, è per quello che il primo quadro in fondo importante è Fiammingo, accanto alla potente organizzazione aristocratico-feudale, quella che si muove da un posto all'altro, diventano importanti quelli che stanno sempre lì, i borghesi. Il borghese vuole il quadro è un prodotto borghese, non per niente li hanno figli, sono due banchieri poi di origine italiana che stanno lì, ma non per niente il primo dipinto fatto all'olio, come si dice, così dovrebbe dire, il primo dipinto fatto all'olio è il grande politico dell'Agnello Mistico, ma quello non viene chiesto da un nobile, viene chiesto dal sindaco di Caen, che è un borghese. Questo borghese chiede al pittore di compiere un passo incredibile per la cultura di allora, di non dipingere più una cosa per un libro, che erano dipinti più noti allora nel mondo borgognone, nel mondo fiammingo, delle Fiandre, dove il duca aveva il meglio di quello che poteva possedere, chiuso in un libro, se lo portava con sé, e dice no, tu fammi un disegno, un'immagine, un immaginario, come se fosse in un libro, ma me lo fai con i colori che si usano per dipingere le statue di legno. E allora quelle si dipingevano all'olio, quindi lui si prende, i fratelli Van Eyck si mettono a progettare una roba dipinta che sia dipinta come una statua decorata e che non sia fatta per stare in un libro. Così nasce il quadro. Ed è curioso perché
questa cultura del quadro rimarrà per sempre la cultura delle classi borghesi, poi diventerà anche la cultura ovviamente della nobiltà, del papato, dei potenti, dei re, ma rimane intimamente legato a questo fatto della proprietà e lo ce lo portiamo appresso fino ad oggi. Il museo immaginario del suo libro, che è un Louvre o una National Gallery, ricorda una Flip Collection o Jacques Marandré, per citare un paio di queste straordinarie collezioni in ambienti residenziali. Quindi un luogo di sogni, ma anche di vita. E ci ha incuriosito la sua definizione nel libro che lei dà di Slow Museum. Che idea c'è dietro questa definizione? Intanto vi faccio complimenti perché l'avete letto, questo già non è messo. Fate conto di casa. Sì, no, avete fatto il compito prima, vi siete impegnati, questo mi fa molto piacere. Lo Slow Museum è un modo che io ho di proporre il rapporto col mondo, con, in generale col mondo della cultura. Perché abitualmente cosa succede? Uno parte con due amici e va a Firenze, va agli Uffizi e si spara agli Uffizi in due ore. Di solito esce con i piedi gonfi, no? È vero o no? Ma non solo, poi è costretto, oppure va, non so, a Basilea, fa la stessa cosa, va a Francoforte, va al Louvre, fa la stessa cosa. Il Louvre è ancora più difficile perché sono tanti corridoi, le gambe si gonfiano ancora di più. Esce da questo percorso avendo fatto prima il Medioevo, poi i Primitivi, poi il Rinascimento, poi il Barocco, poi il Settecento, due Tiepolo e basta, e poi un po' di Ottocento, e alla fine ho visto due cose del Novecento ed è morto. Allora, perché mai la Pinacoteca si deve mangiare tutta, mentre uno va in una paninoteca e non la mangia tutta? Non è che uno entra in una paninoteca e dice vorrei, adesso per favore mangio tutti i panini che sono qua. No, ma non ne mangio uno, due, cioè secondo il mio appetito. Il museo è la stessa cosa, il museo andrebbe considerato ciò che è una teca che conserva delle cose e dove il rapporto è con uno va come in biblioteca, insomma in biblioteca va alla Laurenziale e dice per favore me li fa leggere tutti in due ore, no? Allora noi abbiamo un rapporto con il libro, vabbè, raro però almeno naturale. Nessuno di noi penserà mai di andare in un negozio di dischi, comprare tutte le opere di Giuseppe Verdi e ascoltarle in un pomeriggio, contemporaneamente su quattro apparecchi di riproduzione, cioè non si può fare. Purtroppo le arti visive hanno questo limite tecnico che uno può fregarsene, può vedere uno dopo l'altro e non capire niente. Allora, pensando che i quadri, soprattutto i dipinti, quelli storici, erano nati da un procedimento abbastanza lento di creazione per chi lo faceva, alcuni facevano anche in fretta, Luca Giordano ha detto Luca fa presto perché lo faceva in due giorni, però altri ci mettevano tempi infiniti, cioè Vermeer è uno di cui abbiamo 30 quadri superstiti, probabilmente ne ha fatti 100, non di più in tutta la sua vita, perché la gente mica li butta i quadri, li tiene. Se uno ci mette un mese, due mesi, e come facciamo noi a guardarlo in 6 minuti? Ma 6 minuti sono tanti. Se voi guardate il tempo che uno dedica alla Primavera di Botticelli, a 1 minuto e mezzo fra un giapponese e quello successivo, cioè il massimo. È vero. Allora, mentre i quadri erano fatti per un'altra funzione. Già io non sono neanche tanto favorevole ai musei. I musei vanno bene come teche, ma come luoghi per guardare le cose vanno molto meno bene. Questi quadri erano fatti perché uno ci passava la vita davanti, soprattutto quelli religiosi, stavano appesi in chiesa, uno nasceva lì, poi da bambino si annoiava con la mamma che gli dava una sberla nell'orecchio, no? Poi dopo ci cresceva, poi ci sposava, poi moriva anche davanti a quel quadro. L'aveva vista quella pala d'altare, l'aveva vista quando pioveva, quando c'era il sole che entrava dalle vetrate, l'aveva vista di giorno, l'aveva visto con le candele accese, era entrato in dialogo e lo costringiamo a guardare un attimo. Poi gli abbiamo tolto anche una cosa in più nel fatto di guardarlo al museo, è che una volta davanti a quel San Rocco lì uno accendeva una candela sperando che gli partisse la piaga che va sulla coscia destra, cioè attribuiva al dipinto un valore anche di partecipazione, di fede o comunque o talvolta anche banalmente di superstizione. Nessuno accende più una candela davanti ai quadri nei musei, questo è gravissimo. Una delle più belle esperienze che ho avuto,
da quel punto di vista era venuta credo 4-5 anni fa a Perugia, che c'era una bella mostra sul Perugino e poi su tutti gli apparentamenti del Perugino, ed ero lì con la sovrintendente, la mia amica Garibaldi, discendente di Garibaldi, che dirigeva Perugia allora. Museo vuoto, usciamo dal museo, era come adesso questo periodo che la notte è tarda, sono state le 9 di sera, usciamo per strada, arriva un gruppo di 30 francescani, 30 francescani visti d'un colpo, non ti vedo mica tutti i giorni, cioè uno rimane e dice: cosa fate voi qua, cari fratelli, no? E loro mi dicono: erano in gran parte i governatori delle varie province dei francescani, quindi erano dei francescani Marca Leone, cioè di quelli importanti, e dicono: ah, quanto ci piacerebbe andare a vedere la mostra, purtroppo è chiusa. Allora dicono a Garibaldi: senti, fai, facciamo l'eccezione, li accompagniamo a vedere Perugino. Tra l'altro c'entra con loro, ci sono dei dipinti importantissimi per i francescani lì dentro. Li ho portati dentro a vedere Perugino. Anche dei francescani di alto livello, i quali li guardano come dei ragionieri uguali, cioè l'umanità in questo senso è trasversale. Abbiamo guardato i nostri bei quadri, uno fino all'altro, con un po' di attenzione, un po' di disinteresse, un po' di perspicacia e un po' di pressapochismo, assolutamente normale. Poi uscendo, c'era un quadro del quale avevo parlato con la Garibaldi prima, dicendo: guarda, ma che brutto quadro questo, gli avevo detto, proprio mal dipinto, perché l'avete messo nella mostra? Ah, ma perché sai, un riferimento, in quanto nella base sotto c'è questa Madonna tutta storta, ma nella base sotto c'è uno dei monasteri più importanti della storia francescana negli anni, alla fine del 400, negli anni del Perugino. Sapete che davanti a quel quadro lì si sono fermati tutti i francescani, hanno fatto il segno della croce, hanno detto la preghiera, perché per loro quello era il quadro. Allora, nessuno in un museo li capisce più così i quadri. Noi, già mettendoli in quell'ospedale che si chiama museo, li uccidiamo a metà, perché i quadri erano nati per essere dove erano. Poi alcuni si possono spostare, ma molti si fa fatica a spostare. Una volta spostati, non li guardiamo neanche. Pensate, io ho fatto un gioco divertente anni fa su un dipinto qua che c'è a Verona, che c'era a Verona, a San Giorgio. Ora, San Giorgio a Verona è quello che io chiamerei un museo perfetto, perché è una chiesa che ha avuto una storia evolutiva dal 400 alla prima metà del 600, si è costruita in quegli anni lì, e in quegli anni lì, mentre si costruiva, si è arricchita di documenti pittorici di grande importanza, tutti di zona, e che hanno fatto quella roba lì che è la sua chiesa. Uno non avrebbe bisogno di andare al museo, va lì a San Giorgio, guarda un po' il fiume sotto, guarda l'edificio, entra dentro, guarda sei quadri, è a posto. Manca un solo quadro, un quadro veronese, che quei cretini dei napoleonici hanno portato a Rouen. Ed è un San Rocco di Veronese. Io sono andato a vedere quel quadro a Rouen, mi ho messo lì in un angolo dove nessuno lo guarda mai. Cioè vanno al museo di Rouen e fra le varie cose guardano anche quel veronese, ma non gli vuol più dire niente. Qui in chiesa c'è una sua riproduzione malfatta, in così modo che non ci sembra che non ci sia un buco sull'altare. Ma io ho pensato che sarebbe molto meglio che quelli di Rouen ce lo restituissero, perché ci converrebbe pagare un viaggio ogni tanto a uno di Rouen. Se uno di Rouen proprio avesse voglia, voglio vedere quel veronese lì, la Camera di Commercio di Verona, mi paga il viaggio, no? Allora, avrebbe un gran vantaggio. Lui verrebbe qua a vedere, questo è il slow tourism, lui verrebbe qua da Rouen, non sono mai stato a Verona, Rouen non è brutto, c'è la cattedrale lì, per il resto darebbe anche tanto allegro. È un enorme, in Normandia ci sono delle mucche fantastiche intorno, fanno camover eccellenti, cioè tutto quello che ci vuole, però ci sono due o tre luoghi più allegri al mondo. Allora, potrebbe venire a Verona a guardare il quadro che per due secoli è stato a Rouen, poi è tornato a casa sua, poi potrebbe fare un esame attento sulla polenta, no? E tornare a Rouen dicendo: ho visto il quadro, ho visto la chiesa, ho mangiato la polenta, che bella esperienza. Questo si chiama turismo lento. Insomma,
museo immaginato, ideale, mancano i quadri del Novecento. Nessun riferimento al grande maestro, neanche un Picasso, né grandi innovatori del moderno, del contemporaneo. Forse non c'era più spazio per costruire un grattacielo, probabilmente, ma sicuramente ci sarà un motivo. Che ci... No, il motivo è banale, che mi costringono a scrivere un altro libro sul moderno. Sarebbe fatto. E che in realtà questo concetto della nascita della modernità è fondamentale per capirci. È anche difficile capire cosa sia esattamente la modernità. Allora, un po' accenno, ma lì in fondo ci sono dei quadri che potrebbero essere sia moderni che ancora classici. Sono dei dipinti del XIX secolo, non si capisce se piazza le curve di qua o di là, no? E ho messo alcuni americani anche della fine dell'Ottocento che sono assolutamente tradizionalisti. In realtà nel frattempo nasce la modernità. E poi è difficile capire cosa è la modernità, perché poi noi, soprattutto quelli della mia generazione, ormai ce ne sono pochi, comincio a fare il vecchietto io, ma quelli della mia generazione erano convinti che la modernità fosse il XX secolo, perché era il secolo del consumismo. Ci hanno spiegato che siamo moderni dopo che è andato via Mussolini e sono arrivati gli americani col frigorifero, hanno detto ecco il mondo è diventato moderno, sta facendo il frigorifero, ci ha convinto un po', ma mica poi tanto. Oggi stiamo ripensando al tutto. In realtà la grande modernità è quella del XIX secolo. La modernità inizia alla fine del Settecento e probabilmente si conclude con la Prima Guerra Mondiale, perché tutto ciò che fu la grande innovazione trasformativa si concluse prima del 1918. Prima non c'erano i microbi, poi c'erano. Prima non c'era il telefono, poi c'era, prima non c'era la luce, poi c'era, cioè le grandi motori a scoppio, gli aeroplani, cioè tutto ciò che fa il nostro mondo di oggi è stato fatto prima della fine della Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo aggiunto una cosa nuova, che è il meccanismo della comunicazione e il meccanismo formidabile dell'internet, del web e dell'elettronica, però l'abbiamo fatto dopo la fine del XX secolo, cioè dopo l'89. In fondo, il XX secolo è cortissimo, perché inizia nel 18 e finisce nell'89. Il vero secolo della modernità inizia nel 1789 con la rivoluzione francese e finisce con la fine della Prima Guerra Mondiale. Questo lo fa un secolo più grande, anche da un punto di vista proprio, basta misurarlo per capire che è più grande. Mentre il nostro è un po' più breve, quello che è appena finito. Quello che viviamo oggi non sappiamo ancora cos'è, ma è una roba più particolare che bisogna tentare di capire. Allora, il moderno non è in quel libro. Moderno sto preparando il secondo volume, perché se no non è contento l'editore. Ci può parlare di quel periodo d'oro a Parigi, anche un po' di cosa ha significato quell'esperienza? Beh, ci sono dei momenti nei quali le cose vanno tutte d'accordo fra di loro, non adesso, no, dimentichiamocela. Ci sono dei momenti che sono quelli che corrispondono anche ai grandi fenomeni energetici di pulsione delle società. Non è una cosa che succede solo a Parigi allora. Se pensate cos'era, vi ricordate cos'era il momento magico della corte Barberini, Urbano VIII a Roma, fra il 1624 e il 42, quando il Papa decide di farsi rifare la casa, chiama chiama il meglio dell'architettura di allora per rifarsi la casa, le case, e fa creare accanto a casa, sotto a casa, un teatro con 3.500 posti. Assume 1.000 personaggi di corte, fra cuochi, intellettuali, artisti, pittori, e da Parigi gli arrivano Claude Lorrain, no? E poi gli arrivano i letterati, lui protegge quelli anche un po' così, tipo il Campanella, che non si capisce bene se bisogna bruciarlo o meno, e gli arrivano Bernini, li ridisegna tutto. E nasce l'idea della cultura barocca, cioè che è una cultura nella quale le cose si mescolano. Ogni volta che le società vanno bene, cioè sono cariche di energia, succede una cosa del genere. Pensate cosa è stata l'America della pop art, quando era vivace, quando Merce Cunningham, il coreografo, faceva le coreografie che faceva vedere a Venezia con Jasper Johns che faceva i dipinti, e poi ci girava intorno una musica che era di sperimentazione in alcuni casi, ma aveva ancora gli echi di John Cage alternativi dentro.
E Parigi fu così allora, forse più che mai ancora, perché Picasso, anche in un modo un po' bizzarro, perché se voi pensate che Parade, la più grande operazione picassiana per Diaghilev, per i Ballet Russe, no? Con Stravinsky che si occupa della musica, è del 1917, quando gli altri francesi erano fino nel fango nelle trincee a spararsi addosso con i tedeschi. Vi rendete conto che c'era una società alternativa che ci credeva, cioè che era d'altro canto bisognava pur crederci per andare in guerra. Cioè, fu una mattanza talmente demente la prima guerra mondiale che senza l'energia di chi ci credeva non sarebbe mai successa. Allora, è un momento assolutamente magico, un movimento francese lì. Ed è anche quello del quale lo cito ogni tanto, è quello del quale nasce la prima idea della nostra recente modernità. Le modernità, si fa fatica a capire cosa vorrà dire essere moderno. Etimologicamente vuol dire una cosa, storicamente vuol dire un'altra. Etimologicamente è una cosa curiosissima, nasce nella calligrafia. Quando i francesi inventano la penna d'oca, perché prima si scriveva con il calamo, che era una specie di pennellino, no? Ed era quel pennellino che aveva uniformato in un classicismo unico l'Europa carolingia, quella di Carlo Magno, era stata la grande riforma di Carlo Magno. I francesi inventano questa gag della penna d'oca che ha il vantaggio di accelerare in modo importantissimo e assoluto la velocità di scrittura. E nasce il modus parisiensis della calligrafia, che contratto diventa moderno. Ecco, poi ci saranno tante battaglie su bisogna essere moderni o classici, moderni o antichi, in Francia se ne parla costantemente, ma la nostra modernità, quella nella quale viviamo ancora oggi, ha due momenti genetici. Uno è curiosissimo, è quando cominciamo per la prima volta a renderci conto che non esiste la storia degli artisti ma esiste la storia dell'arte. Sembra grossa detta così. C'è questo tedesco d'origine polacca che lavora per il Papa a Roma, che si chiama Winckelmann, che fa nel 1768 la prima storia dell'arte, che è Kunstgeschichte des Altertums, cioè la storia dell'arte dell'antichità, l'opposto di Vasari, che c'è la storia degli artisti. E comincia a dire esistono delle cose supreme, che sono i cicli storici che ci sorpassano, e nel rapporto fra l'essere umano e la storia che viene l'idea della modernità. Lui poi farà un viaggio molto divertente che ho tentato di decifrare negli ultimi anni, perché lui va a Pestum e dice, perché poi lui a Pestum sia un posto terribile, allora era come entrare in un film di Spielberg, perché i piranesi va a Pestum si ammala, c'è gente che muore andando a Pestum allora, e non perché c'era la 'ndrangheta, perché c'erano i microbi ancora. Va a Pestum e va a Pestum dicendo vado a cercare la rosa di Pestum. Non vado a cercare le colonne dell'antichità, vado a cercare ciò che nell'antichità vive ancora oggi, la rosa. Poi ho capito dopo che ha trovato, banalmente ha trovato un oleandro, perché non aveva mai visto un oleandro in Polonia. Comunque la rosa di Pestum diventa il simbolo. E quello io spesso dico, la modernità inizia in quel momento lì, quando il passato diventa una parte viva del nostro vivere quotidiano, ed è quello che farà poi David, che arriva a Roma pochi anni dopo e dipinge il giuramento degli Orazi e dei Curiazi, quello che ho messo nel libro appositamente, perché lui non dipinge due romani antichi, lui dipinge la Virtus romana, e se l'avesse capito il povero re di Francia l'avrebbe fermato subito, perché uno comincia a dipingere la Virtus romana, poi un altro crede alla Repubblica e poi quell'altro si mette a preparare la ghigliottina, è finita male. Ma è in questo che nasce l'idea della modernità. C'è un secondo salto della modernità che avviene proprio in quel periodo che lei mi citava, che è quello 1912, si incontrano due ragazzi, ventenni tutti e due gay tra l'altro, solo che uno ha già un successo formidabile, perché è quello che per Diaghilev è il ballerino primo, il più bravo di tutti, Nijinsky, no? Nijinsky a 20 anni è una roba lì, è una divinità. E poi incontra Nijinsky, mi dove chiede di incontrarlo, Nijinsky, un giovane un po' di provincia, che si chiama Jean Cocteau, che è appena arrivato a Parigi, ha scritto due o tre robe sul teatro ed è stato notato da un signore un po' decadente che è Marcel Proust,
che gli scrive dicendo: beh, questo tipo qua non sembra del tutto scemo, aveva ragione Proust, no? Però sto Cocteau è proprio uno come che venisse da Cuneo sostanzialmente. E incontra Nijinsky e dice: ma come faccio io a sfondare? Come faccio a far carriera d'artista? E Nijinsky dice: per favore, signore, mi sorprenda. Ed è in questo concetto, per favore, mi sorprenda, che sta la chiave della seconda modernità, quella nella quale viviamo. Tutta l'arte buona, non parlo delle ciarlatanate, tutta l'arte buona da quel momento in poi è quella che deve sorprendere. E se fate una linea di demarcazione fra sorprendere e lo stupire, potrete separare le ciarlatanate dalle cose serie. È molto facile, cioè il sorprendere è fare il balletto del pomeriggio d'un fauno, che Nijinsky finisce formicando la terra in una musica sublime con un decoro straordinario di Leon Bakst. Quello sorprende. Stupire è quell'asino in Catean che appende i bambini all'albero a Milano, così qualcuno si accorge che esiste. Sono due cose diverse. Catean non è moderno, è solo un grullo. Quell'altro è un artista, la differenza sta lì. E lì nasce la seconda fase della modernità. Parigi era il punto evolutivo di una delle rivoluzioni più lunghe che avesse conosciuto l'Occidente, quella che era iniziata con quella del 1789, poi ha avuto la seconda rivoluzione con Napoleone, poi ha avuto quella del 30, quella del 48, quella del 70, con la rivoluzione proletaria della Comune. E quindi era il paese che si era riplasmato integralmente. Poi era allora anche, bisogna tenere conto di questo fatto, il paese più popoloso d'Europa, perché molto spesso l'energia dei paesi è legata alla quantità di gente che ci abita. Essendo più popoloso era più produttivo. Non era già più il più ricco, perché erano diventati dal 70 in poi erano già più ricchi i tedeschi, erano già cominciata l'ora, percorso di oggi. Era diventata la prima industria siderurgica del mondo. Però la Francia aveva la ricchezza diffusa, un'agricoltura molto grassa, e questa città formidabile che raccoglieva l'energia del paese intero, dove uno veniva, si divertiva, c'era la musica, c'era il teatro, c'era il caffè, c'erano le signorine così poco raccomandabili o molto raccomandabili, c'era tutto quello che c'era da essere. E questo tutto quello che c'era da essere ci veniva tutti, cioè se uno anche stava in Italia allora aveva un po' di voglia di fare qualcosa, andava lì. Cioè i Bugatti, che erano i due fratelli di Bugatti, che sono i figli poi del Bugatti dei mobili, e hanno come la mamma una la sorella dei Segantini, quindi sarebbero in fondo in più, dovrebbero rimanere a Milano, cosa fanno? Vanno a Parigi. Uno apre la fabbrica di automobili e l'altro si mette per lo scultore. Cioè D'Annunzio va a Parigi, Marinetti va a Parigi, cioè, allora, è rimasto ancora il mito, adesso va a Parigi non vale più niente, però è rimasto il mito, cioè un italiano che vuole fare qualcosa va a Parigi, è rimasto questo mito. Oggi è un mito molto imploso, ma fu proprio quello il periodo formidabile in cui il mito prese tutta la sua dimensione. Perché poi quello, quando finì, come lo si chiamò? La Belle Époque. No? Beh, si è chiamata la Belle Époque quando è finita. La nostra non la chiameranno mai la Belle Époque, non preoccupatevi. La fotografia è fondamentale, non saremmo dove siamo se non ci fosse la fotografia. Come tutte le grandi invenzioni, è incredibilmente ambigua, perché uno dice la fotografia come se dicessi la macchina per scrivere. Con la macchina per scrivere posso scrivere la lista della spesa o la poesia, oppure il trattato filosofico, oppure posso scrivere il primo testo per la teoria della relatività di Einstein. Fra Einstein e la mia lista della spesa non ci sono grandi rapporti, anche se ci sono dei numeri in uno e nell'altro. La macchina fotografica è esattamente lo stesso grado di ambiguità. All'inizio, quando appare, sembra che si apra un mondo completamente nuovo e ha delle conseguenze talmente divertenti che la pittura deve darsi un risveglio. Cioè non ci sarebbe stato l'impressionismo se non ci fosse stata la voglia di dimostrare che la pittura faceva vedere la natura meglio della fotografia. Poi la fotografia ha un suo sviluppo formidabile nel XX secolo, genera il cinema, genera un altro immaginario e genera alcune fotografie di straordinaria qualità. E poi succede la catastrofe, che è l'America.
cioè ogni tanto l'Ayatollah Khomeini ha ragione, cioè nel senso che Satana sta in America. Cosa succede? Che gli americani sono costretti a credere che l'arte contemporanea sia delle cose inconsumabili, o un'installazione di Frank Stella di ferro che pesa 65 tonnellate, oppure un filo teso con una lepre appesa di Bruce Nauman, no? E loro, siccome sono intimamente provinciali, per non far brutta figura dicono che è molto bello. Vanno lì in fila e dicono, beh, bello, bello, bello. Poi tornano a casa con la moglie e dicono, però, porca miseria, la parete è vuota, cosa ci mettiamo? Allora gli dico, se appendi un quadro sei un idiota, perché sei assolutamente fuori moda, non puoi appendere un quadro dopo aver visto Bruce Nauman, però se appendi una fotografia no. Allora lì nasce l'ultimo recente e potentissimo equivoco di credere che siccome il quadro è suscettibile, la fotografia è suscettibile di essere incorniciata, di avere un picanello e quindi un chiodo per essere appesa al muro, la fotografia diventa opera d'arte per via del chiodo. E siccome il prezzo dell'opera d'arte dipende dal chiodo sempre, quindi dipende dal valore immobiliare della parete, dell'appartamento, dov'è, ci sono delle fotografie anche assolutamente inutili, che vendono le fotografie a $100,000 l'una perché servono ad andare dalle pareti. In realtà, ben per loro, ben per i loro mercanti e ben anche per poveretto quello che si attacca in casa, perché se uno spende $100,000 e è felice, la sua vita migliora, cioè è molto meno grave che se va in Afghanistan a fare la guerra. Cioè, io sono molto più favorevole agli americani che comprano di quelli che sparano, agli americani che sparano, quindi mi va benissimo. Però la domanda diventa importante quando dobbiamo esprimere un giudizio su che cos'è la densità artistica di un linguaggio. Allora, la fotografia ha un'alta densità artistica, ma non necessariamente da sancire con il prezzo delle case d'asta. Mi diceva un mio amico fotografo, assai noto, che è Gabriele Basilico, che lui in fondo preferisce che una sua fotografia sia riprodotta in un libro che fa 40.000 copie, piuttosto che vederla venduta in 8 copie nella galleria newyorkese per ingrassare il gallerista. Lui si può permettere quel lusso perché anche quando la pubblicano un libro gliela paga molto bene, no? Io ho frequentato parecchi fotografi di grande successo, hanno tutti un atteggiamento del genere. Se uno parla con Richard, mi parlava con Richard David, era molto più contento della diffusione della sua immagine di quanto non lo fosse del prezzo. Però poi dopo andavo alla fiera a Basilea e vedevo una fotografia di Abed alta un metro, tirata in 34 esemplari, venduta a $150,000 del mercato. In questo io non sono sufficientemente sperimentato ormai nella vita per non prendermela. Cioè, ognuno ha il diritto di buttare i soldi dove vuole, se non fa male a nessuno. Se poi uno è gonzo e li ha buttati lì, e quando li lascia, i nonni, gli eredi diranno, ah, il nonno è un vizio tremendo, comprava arte. Come diceva il nonno, adesso molto spesso diceva il nonno aveva un vizio tremendo, giocava, no? Oppure, che non è vero, di solito ha perso i soldi perché ne aveva pochi, ma però si dice giocava, no? Oppure aveva le ballerine, allora invece di avere le ballerine aveva le fotografie, cioè, può essere così. Questo non toglie niente né al valore delle ballerine né al valore delle fotografie, no? E la fotografia è un mondo straordinario, cioè non potremmo immaginarci il nostro senza quello. Ci ha cambiato il modo di vedere, a sua volta di recente è diventata arte, ma non è diventata arte perché la pagano cara, è diventata arte perché lei stessa ha cambiato la sua lingua, è diventato un oggetto, una parte del linguaggio successivo. Per esempio, mi interessa moltissimo quelli che partono dalla fotografia e la cambiano, la trasformano, anche la rompono, ci lavorano sopra, perché diventa un altro percorso. E comunque mi interessano un'altra categoria ancora che è vicina all'arte, che la fotografia è replicabile all'infinito, ma non è riproducibile. Cioè, questa è una cosa curiosa, nel senso che io mi sono trovato per alcuni mesi davanti al ritratto che Avedon aveva fatto della moglie dell'avvocato Agnelli.
era un grande, perché lei aveva fatto da assistente negli anni 50 prima di sposarsi col faraone. Era bella quella roba lì, cioè quella stessa fotografia riprodotta in un libro perde molto, è bella in sé. Allora, siccome io ho sempre usato un parametro curiosissimo per definire ciò che è l'opera d'arte ad alto valore, ed è l'opera che vale in sé, non in riproduzione, anche fra i quadri è così. Ci sono dei quadri che una volta riprodotti sono meno belli che al naturale e quindi valgono molto al naturale. Ci sono quadri che quando sono riprodotti sono più belli di quanto non sono al naturale e quindi sono opere grafiche. La fotografia può essere grafica, fotografica, oppure può essere artistica e non riproducibile in fotografia, in altra fotografia, però è replicabile all'infinito, lo puoi dire, invece di riprodurre le faccio 10.000 copie, questo è diverso. Ma la fotografia è magica. Ha detto, di fatto mi rimetto a fare sordi 30 anni dopo. È una cosa che mi ha colpito molto. Uno, lui è più bravo di me, c'è dubbio. Però mia moglie non è male, era un po' più magra della moglie sua, ma non è male. È venuta bene. Ci ha dato 2 o 3 indicazioni un'amica che faceva la costumista per Zeffirelli. Mi ha dato 3 robe da niente. Ed è venuto che sembrava, il sapore era lo stesso, però devi prendere, devi aprire il collo della camicia e aprirlo largo sulla giacca, devi tirar fuori le maniche e devi prendere un cappello di quelli che si comprano anche e farli fare il girone, così abbiamo fatto, è venuto perfetto. La cosa interessante è che ha permesso di capire quanto era geniale il film di Sordi, perché noi che cosa chiediamo all'opera d'arte molto spesso, ed è un'opera d'arte quella di Sordi, gli chiediamo di essere capaci di intuire il futuro, no? Cioè in un'opera seria, pensate, adesso parliamo di roba veramente seria, non di Sordi d'Averio, ma roba seria, Guernica di Picasso, 1936, non è la celebrazione solo del bombardamento nazista sulla città di Guernica in Spagna per dare la mano al generale Franco, è l'anticipazione dei 10 anni successivi dell'Europa. In Guernica Picasso vede la catastrofe dell'Europa ed è fantastico perché l'altro era uno dei pochi che la vedeva, cioè i parigini di allora erano convinti che si sarebbe andati avanti a Servio Lago Moulin per altri 40 anni, cioè la vita sarebbe stata allegra senza problemi. Invece lui intuisce questa cosa. Ebbene, in Sordi c'è una cosa che mi ha colpito moltissimo, che lui è il regista e l'inventore di questi gag, che tra l'altro poi personalmente era un uomo abbastanza anche contraddittorio, anche un po' antipatico, dicono alcuni che l'hanno conosciuto molto da vicino, e che lui però fa questo video e noi l'abbiamo ripreso esattamente 30 anni dopo, tornando alla Biennale, e la Biennale era identica, non era cambiato niente, cioè abbiamo potuto rifare le stesse gag, e che è stata la più abile lettura critica che Sordi potesse dare a quella che noi chiamiamo l'arte contemporanea. A mio parere non è l'arte di oggi quella lì, però è vero che uno va in Biennale e dopo 30 anni non è cambiato niente, perché nel frattempo è crollato l'impero sovietico, sono finiti i comunisti, solo ce ne sono ancora 2 o 3 arcore che ce la prendono Berlusconi, ma sono rimasti proprio quelli e basta. C'era lo scià di Persia, poi è arrivato il Khomeini, poi adesso c'è anche quello lì un po' cattivo, quello che vuole fare bombe atomiche. Il mondo, i cinesi non esistevano, erano ancora maoisti, oggi fra poco ci comprano il bar in casa, non solo quello sotto. Il mondo è totalmente cambiato, non c'era l'internet, c'è l'internet, non c'erano i telefonini, c'è il telefonino. Oh, l'arte contemporanea non se n'è accorta. Cioè l'arte contemporanea è l'unica roba che non si è accorta che il mondo è cambiato. Cioè continuano ad esserci le stesse cose, la stessa Biennale. La Biennale ripresa da me, quella di Sordi è uguale. Allora Sordi è un genio, io sono solo suo allievo, ma lui è un genio. E che cosa determina il valore artistico quindi di un'opera? Oddio, qui andiamo sul difficile, però c'è la risposta, può c'è in qualche modo. Ciò che fa di un'opera d'arte, è la densità della sua ambiguità, cioè la capacità di essere letta in 1000 modi diversi. Un giapponese che vede una crocefissione
cosa vede? Un condannato a morte appeso su due legni incrociati che sanguina? O vede un pezzo di pathos della cultura occidentale? Vede là il pathos della cultura occidentale. Se il dipinto è un grande dipinto, se è un pessimo dipinto, vede proprio solo un condannato a morte. Allora, questa è la distinzione che porta a vedere l'opera d'arte per quello che è. Cioè, l'opera d'arte deve avere questa capacità incredibile di andare oltre la semplice stesura del suo contenuto e assumere una ambiguità sufficiente per essere letta in 100 modi diversi. È ovvio che per essere letta ha bisogno, da parte di chi la legge, di una conoscenza minima della lingua della quale lo legge. Se noi prendiamo una persona assolutamente a digiuno della faccenda e gli spariamo in testa le partite per violino solo di Giovanni Sebastiano Bach, che sono sublimi, può capire la ciacona, non capirà mai i duetti che la precedono, però fa fatica a capire l'arte della fuga, cioè dico la differenza fra la fuga a specchio, la fuga a ritorno, la fuga a ritorno specchiato, se uno è una cattiveria, che... allora l'iniziazione linguistica in un qualche modo è necessaria. In ogni epoca questa iniziazione passava attraverso dei meccanismi anche naturali. La gente del barocco faceva meno fatica a capire Bach di quanto non lo capisca la gente del XX secolo, che non si è inclinata a giocare in quella dimensione. La gente del Cinquecento capiva più facilmente un dipinto rinascimentale di quanto non possa capire uno di oggi. Però l'ambiguità dell'opera sta nel fatto che anche il giapponese che non sa niente di contrapunto, se gli do da bere una quantità sufficiente di gin tonic, di fronte all'arte della fuga si commuove. Perché a un certo punto viene preso, non c'è niente da fare, la roba diventa quella. E riesco a tirarlo dentro in tante cose al quale non è preparato. Allora questo è anche il problema dell'arte ed è di nuovo il limite di gran parte dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea è convinta di essere tale in quanto incomprensibile. Molto dipende dal meccanismo didattico che gli sta dietro. Se adesso noi ci andassimo da qua e sale un quartetto che suona Luciano Berio, il mio grande amico molto simpatico, sono convinto che l'80% dei presenti se ne vanno. Però se io prendo la stessa musica di Luciano Berio e la metto come musica in un video in cui c'è un giallo che si sviluppa oppure c'è un mistero che si scopre, tutti quanti lo capiscono. Questo è quello che si chiama l'ambiguità del linguaggio artistico. Quando l'ambiguità c'è, funziona. Quando non c'è diventa plateale, per questo io me la prendo così volentieri con divertimento con Catelani, poveretto, perché è totalmente privo di ambiguità, cioè è solo, totalmente banale. I bambini sono appesi alle corde, il papa è ucciso da un sasso, cioè tutte immagini che sono così banali da non essere artistiche. L'arte richiede questa ambiguità incredibile, e c'è sempre, è quella che ci trasporta, quella che ci... perché ci conquista ognuno secondo dei parametri diversi, e più è capace di essere ambigua, più è capace di durare, perché più è capace di riproporsi successivamente all'infinito, lasciando sempre una sorpresa, quella di cui parlavo prima, parlando dei due ragazzi ventenni che si incontrano a Parigi. Il mondo dell'architettura è una cosa molto particolare, perché si articola secondo diversità che sono legate anche alle normative dei singoli paesi. Per esempio, la Francia fa i concorsi pubblici, però obbliga il politico a scegliere. Cioè un concorso pubblico in Francia è vinto da 3 architetti e poi il politico di turno deve dire io voglio questo e si lega la sua faccia. Molto spesso, una volta che ha scelto il famoso questo, gli va anche a rompere le scatole e gli dice me lo cambieresti un po', e quello alla fine si adegua alla volontà politica del protagonista e fa quelle cose che abbiamo visto che passano alla storia. L'opposto assoluto ovviamente siamo noi, perché i nostri politici fanno dei corsi avanzati in cui fanno il dottorato in ponziopilatismo. Da noi il politico non dice niente, fa una commissione di aggiudicazione nella quale c'è
un tecnico comunale, un amico del costruttore e un geometra e un parente stretto del proprietario dell'area da fabbricare, i quali scelgono in base a quanto li rende e sicuramente non sono né inclini a decidere che cosa determinerà la figura successiva del luogo dove vivono, perché alla fine Pompidou sarà stato Pompidou, ma il Centre Pompidou è quello al quale lui ha affidato il suo passaggio alla storia. Io volevo, di fronte ad alcuni interventi orribili di Milano recenti, che la città obbligasse i costruttori a chiamarlo, per esempio, non so, il Centro Albertini, in modo che anche se ha pochi discendenti, perché pochi discendenti un giorno dicono nonno era proprio pazzo. Cioè è una responsabilizzazione che a noi manca. Poi è ovvio, lo sceicco fa diverso ancora, lo sceicco segue il capriccio. E allora per far seguire il capriccio è nata nell'architettura una cosa abbastanza totalmente nuova, che è il supermarket dell'architettura. Cioè uno va lì e dice posso prendere questo, 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 quello. Sicché alla fine che un edificio sia a Milano, o sia questi nuovi che hanno fatto, o che sia in Saudi Arabia, o che sia in America Latina, non cambia mica poi tanto. Ognuno può comprare, e come non sono architetture, sono oggetti. Come uno compra una sedia di design, compra un immobile di design, solo che è un po' più grande, no? Ma per il resto non hanno più l'identità linguistica. Cioè, quando io arrivo davanti a questo teatro, con la sua struttura architettonica dei primi anni del XIX secolo e le sue citazioni neoclassiche, quindi in un linguaggio che è allora iper internazionale, perché c'è un linguaggio parallelo a Berlino, ce n'è uno parallelo in Russia, in Francia, no? Ce n'è uno parallelo in alcune parti d'Inghilterra e d'America, però qui ha una serie di ritmiche linguistiche che fanno sì che sono in Italia. Io riconosco subito l'italianità di questo teatro, che non potrebbe essere altrove. Non sono in grado di riconoscere l'italianità degli edifici appena costruiti, se non in alcuni rari esempi dove il progettista è stato particolarmente abile ed era in grado di capire dove era il posto dove operava. La Zadi ha fatto il museo di Roma, ma di Roma non sapeva neanche che mangiano i bucatini i romani, sapeva niente. Poteva essere a Roma col museo, come poteva essere Johannesburg, come poteva essere il Medio Oriente. È molto grave, perché la nostra identità dipende dalle nostre architetture. Noi siamo le case in cui viviamo, in gran parte, e la nostra coscienza è le case in cui viviamo. Allora questa mutazione archistaroide, poi è ovvio che l'archistar piace, perché siccome la commissione, ma soprattutto piace l'Italia l'archistar, siccome la commissione che ha fatto il sindaco, che comprende appunto un parente del costruttore, un geometra e un impiegato comunale, non è in grado di esprimere un giudizio di merito, oggettivamente sarebbe una crudeltà chiedere che lo facesse, non è in altezza. Allora si ripara, si nasconde dietro la firma dell'archistar. Noi non abbiamo sbagliato, abbiamo scelto il marchio buono, come uno che va, dice le scarpe, Geox, sarà mica da buttare, no? Ecco, uno compra perché compra il marchio, è l'opposto della storia della nostra architettura. Infatti noi stiamo compiendo dei crimini molto forti attualmente contro la storia del paese. Sì, che si chiama Save Italy. Noi abbiamo lanciato un anno e mezzo fa su Arte Dossier una parola d'ordine in inglese. Io non amo tanto le parole d'ordine in inglese, però era necessario che la Save Italy, perché mi ero accorto che così, ma come tante altre, non è una mia scoperta, è trasversale come conoscenza, che sicuramente gli italiani non sono in grado di salvare l'Italia, perché l'eredità storica è troppo grossa per essere messa in mano a solo un paese. Allora ero andato una volta da Santoro, quando faceva le sue robe, avevo chiesto l'intervento dei caschi blu per liberare Pompei dall'occupazione italiana e restituire Pompei alla cultura occidentale, per non poi essere a Pompei dello Stato italiano, che poi a sua volta l'ho direttamente delegato alla 'Ndrangheta, alla Camorra, come confondo la Stato italiano, avuto poi Pompei va tolta. E gli è nata questa cosa qua di Sevitali, che poi ogni tanto funziona, e l'abbiamo usata 3 mesi fa per lanciare una piccola mobilitazione intorno a Tivoli, perché a Tivoli
la Polverini, la presidente della regione Lazio, voleva mettere la sua discarica, che era, attenzione, un diritto a mio parere, perché ogni partito deve avere la sua discarica, ce l'ha tutti, a lei mancava, perché per avere i soldi una campagna elettorale una discarica è utilissima, perché dà dei proventi, e lei non, quindi ho detto datela pure la discarica alla Polverini, ma non proprio a Tivoli. E aveva lanciato una piccola mobilitazione il 1° maggio, invece di sventolare inutilmente bandiere rosse in piazza, che era una bella cosa tanti anni fa, ma oggi forse così sembra un gesto puramente teatrale, venite a Tivoli a presentare, a dire che ci siete e che vi piacerebbe che non ci fosse la discarica accanto alla villa di Adriano. Sono arrivate 2.000 persone, non me lo sarei mai aspettato. E la Franca Valeri, che non è per niente, ha 90 anni, ma non è rimbambita per niente, anzi, ha detto, è iniziata la rivoluzione degli educati. Allora questa cosa, se i vitelli corrisponde all'idea, poi non è mica un'associazione, non appartiene a nessuno, cioè la parola d'ordine, chiunque vuole può fare un formaggino con scritto su se i vitelli, oppure fare una conferenza, cioè è una roba libera, totalmente libera, ma quello che conta è che passi l'idea che bisogna salvare l'Italia. In questo momento è ancora più drammatico, dopo il terremoto dell'Emilia, dove questo parametro diventa ancora di più un momento di riflessione. Il design può essere considerato una forma d'arte ed è un'estetica che influenza oggi il nostro gusto e anche il nostro stile di vita? Beh, che sia una forma d'arte talvolta è vero, proprio partendo da quello che ho detto prima, perché talvolta è ambiguo. Quando è sufficientemente ambiguo diventa una forma d'arte. Pensate a, non so, degli oggetti che stanno nella testa di tutti. La lampada d'arco di Castiglione, che già ha 60 anni, e ha quel buco messo in mezzo nel blocco di pietra perché serve ad infilare la scopa per spostarla. Quanta ambiguità c'è lì dentro, no? Quanta poesia. Allora, alcuni di questi oggetti sono oggettivamente degli oggetti che hanno la complessità sufficiente per essere opera d'arte e sono replicabili all'infinito, infatti migliori di copie. Poi esiste invece lo stilismo che corrisponde al disegno di tutto. La differenza non è tanto facile da percepire, però si può anche raccontare abbastanza facilmente. Il design è una visione del mondo. Tutti quelli che hanno fatto delle robe che sono entrate nella coscienza collettiva, che noi consideriamo il design, erano dei signori che immaginavano un mondo diverso. Un esempio più banale, ce l'avrete in mente tutti, la sedia del Barcellona di Miss Van der Rohe, quella sedia, quella poltrona con due flange di ferro che si incrociano, poi piano basta, no? E la fa, è nel 1929, perché fu fatta per il padiglione di Barcellona, l'Expo di Barcellona. In quell'occasione Miss Van der Rohe rappresentava l'opposto della Germania che poi ha vinto con l'Adolfo. Era la Germania che credeva nel progresso, che credeva nella modernità, che credeva nel razionalismo e nella razionalità, e aveva fatto questo bellissimo padiglione dove c'era il rapporto fra il verde, l'acqua, la luce, la trasparenza, il marmo, queste colonnine strettissime che lo tenevano in piedi, e in mezzo c'era messo anche la poltrona. Poi è arrivato l'Adolfo, è stata la catastrofe, il padiglione è crollato, è rimasta solo la sedia. Quella sedia è diventata un simbolo del design perché è la rimanenza di un sogno. I grandi oggetti di design sono tutti così. Molto spesso hanno anche tantissimi anni già, o alcuni stanno per averli, ma rappresentano un sogno. Pensate al sogno di modernità che portarono in America gli Alvar Aalto & Company, quando andarono a fondare quella che poi è diventata Knoll International durante la fine della Seconda Guerra Mondiale. C'era un sogno di modernità lì dentro. Pensate a cos'è stato, in modo molto banale, il sogno di modernità degli architetti milanesi degli anni 50, che avevano già una visione anticipata rispetto al resto dell'Italia, che era ancora un po' più vecchiotta. Quelli lì inventarono un modo di vivere in Italia alla casa, di distribuire gli spazi. Pensate a cosa è stato il sogno di Carlo Scarpa, cioè in fondo
questa celebrazione dell'autenticità dei materiali, degli equilibri fra le cose, poi alla fine tutto questo mondo rimane con due oggetti, questo è il design. All'opposto c'è quella roba che si chiama lo stilismo. Lo stilismo è tutto un altro mestiere. Uno va in un'azienda, gli dicono senti sto bicchiere così non vende, te ne disegno un altro. Ne disegna un altro, su cinque che disegna uno va e vende. Quello è lo stilismo. Quello scompare dopo un po' di anni e si capisce benissimo tornando alla poltrona di prima. Se su quella poltrona lì può essere fotografata sia con una signora vestita nel 1929, che noi consideriamo ormai obsoleta, oppure con lei, che è assolutamente contemporanea, va bene uguale. Allora, il vestito, la conciatura dei capelli, è moda ed è stilismo. La poltrona è design, questa è la distinzione. E quindi il design ha una, può avere un'influenza paragonabile ad altre forme del passato sulla vita? Questo è paragonabile. Beh, nel mondo attuale ha un'influenza maggiore di quella che avesse nel passato, perché, attenzione, nel passato gli eredi erano fondamentali. Non si può capire il Settecento senza immaginare cos'era nella vita nobiliare. Una casa posata in mezzo alle campagne alla quale si accedeva con un giardino perfettamente curato, all'italiana, se in Italia, in Francia, oppure alla Lenotre, oppure già romantico in Inghilterra, e poi si entrava in uno spazio dove ogni centimetro quadrato di muro era perfettamente decorato, i mobili erano in sintonia con i muri, le luci erano in sintonia con i mobili, e il Baron de K era vestito come se fosse anche lui un mobile. Cioè, scarpucce e calze comprese, cioè questa integrazione estetica totale è tipica della cultura barocca. Mai ci fu un'epoca nella quale le cose si compenetravano così, in cui sulla tabacchiera e sul giustacuore, cioè che sarebbe il nome del mio gilet, il decoro era lo stesso. Questo fenomeno è formidabile, però allora non era industriale, era solo industrioso, cioè era, ognuno lo faceva come voleva lui. La modernità ci ha permesso di distribuire e soprattutto ha permesso una cosa fondamentale, di renderlo democratico e trasversale, perché il signor Conte stava così, stava bene fra un po' di campagna, poi a Venezia, ma il resto del popolo stava meno estetico. Il diritto all'estetica trasversale nasce proprio da questo mondo del design. Guardate che ogni tanto difendo le automobili parcheggiate in seconda fila, perché molto spesso, soprattutto a Milano, io vedo questi qua disperati che abitano in case orribili della semiperiferia, no? Pagate cifre folli, mi immagino l'interno, la decorazione, il mega schermo che guarda le robe tristissime alla televisione. In fondo l'unica cosa bella è la BMW in doppia fila, Cioè l'unico momento in cui il loro mondo acquisisce dei diritti estetici è quella lì. Allora vogliamo toglierla, è una cattiveria assoluta. Vivere male. Riusciremo ad andare a National Gallery a vedere solo un quadro, magari ritratto con il Gianni, prima è un'utopia effettivamente. No, si può fare. A mio avviso va praticato, è ovvio che se uno va a Londra gli viene voglia di, però deve, no, ma deve reprimere la voglia di vedere tutto in un giorno. Intanto perché così può tornare, che già non è male. Se no dicevo finita Londra, adesso ho fatto Londra, era come io, mio amico cacciatore, cioè ho fatto anche il bufalo polacco, adesso non torno più in Polonia, non è che la Polonia sia solo il bufalo polacco, puoi tornare nel museo anche se hai già visto le cose. L'altra cosa è che questa mia istigazione è un'istigazione a guardare il museo diffuso, a invece di andare lì a farsi a mangiarsi tutto un museo, a guardarsi una cittadina piccola, uno va a Todi, no? Ma può anche andare a Brescia adesso, che io parlo qua della capitale che è Verona, quindi parlo della città periferica, piccola Brescia per un veronese. Uno va a Brescia e si guarda per un pezzo di Brescia. E noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che è un infinito museo diffuso e dove il divertimento è da guardare quattro cose, non 400. Uno guarda quattro cose, ci si diverte, tenta di capire che cosa ha visto e poi va anche al ristorante. Questa è già una proposta abbastanza utile.
L'altra è quella che sarebbe bello che in alcune città dove il museo ha perso il rapporto di identità con la città, voi a Verona avete un bellissimo museo, adesso facciamo, accendiamo le luci, chiediamo ad alzare la mano a chi c'è stato negli ultimi due mesi. Mani basse. Non voglio far mettere a disagio nessuno, ma l'esperimento non c'è bisogno di farlo, sappiamo già come va a finire, ma anche voi. E allora, cioè, faccio con voi due che siete illuminati, quindi siamo uguali. Perché non avete una tessera annua che si paga 16,40 euro e che vi permette ogni tanto, se non sapete cosa fare, di andare lì a vedere un'opera? Prima domanda. Perché il direttore del museo non ha la geniale idea, perché è duplice, se no sempre vi dico aderi asini, non è mica gentile nei vostri confronti. Perché il titolare del museo, il direttore o chi è per esso, che ovviamente avendo ricevuto da noi voi la 1640, quindi la sopravvivenza per la sua istituzione e quindi anche la vostra email, no, mi mandano email dicendo perché non venite a vedere la treccia di quella signora del 300 che sta davanti al crocifisso nella stanza numero 4 domenica prossima, magari uno di voi ci va, oppure perché non venite a vedere tal quadro, no? Il museo diventa divertente quando genera un rapporto regolare. Io ho avuto la fortuna da ragazzo, ero molto amico di un vecchio carogna cattivissimo che si chiama Lamberto Vitali. Lamberto Vitali era stato quello che scrisse, era stato per tutta la vita il critico ufficiale di Morandi. Aveva scritto delle cose molto belle su Modigliani ed era uno che aveva una collezione che d'arte in casa con i disegni dove sotto la A c'era Antonella da Messina e alla Z c'era Zurpa, non era mica male. Faceva mercanti di caffè, era cattivissimo. Però era uno degli agitatori degli amici di Brera. Spesso con lui ci si trovava con gli amici di Brera per vedere una roba. Uno va in un museo e discute di un quadro, poi dopo va a prendere l'aperitivo. È un modo diverso che dobbiamo inventare del rapporto con le cose. Cioè nessuno di noi si deve preparare all'esame il mattino dopo. Che se ne frega, gli esami li abbiamo già fatti. E anche se non li facciamo va bene uguale. Quello che ci interessa è di portarci un po' di frizzo nell'esistenza. E questo frizzo viene se dobbiamo vedere le cose, no? Sarebbe bello che ci fosse la 16:40, ma io solo faccio la proposta anche al ministro, dico, fai una bella 40 euro e 20 centesimi che mi permette di entrare in tutti i musei dello Stato italiano tutto l'anno, per un anno, e io vado, se passo per caso a Bologna, vado a vedere a Bologna, cosa posso andare a vedere a Bologna? E posso anche interrogare un internet, come dico, sto andando a Bologna, cosa mi suggerisce il ministero questo mese a Bologna? Sarebbe fantastico, sarebbe un passo formidabile per diventare un paese leggermente più civile.